Salve a tutti, io sono Curane Crane e oggi giocherò a un gioco molto conosciuto ormai di nome Child of Light, come potete vedere. Child of Light è un gioco che mi sta molto a cuore perché fa parte comunque dei miei giochi preferiti, ovvero i JRPG. Vorrei ringraziare il mio amico di nome Lino che mi sta praticamente prestando l'account Steam con il Family Steam Share, si dovrebbe chiamare così o più o meno in questo modo. E perché? Perché io sulla mia PlayStation 3 ho già giocato Child of Light, però non posso fare streaming, quindi o streaming o video, e quindi adesso lo faccio da computer e non ho potuto ricomprare il gioco, quindi me lo sono fatto prestare. I primi due salvataggi non sono miei, il terzo sì, volevo fare una prova quindi ho già cominciato, però ricominceremo da capo insieme. E volevo anche ringraziare una mia amica, Marika, che mi ha comunque incoraggiato a fare questo video, visto che io non mi reputo bravo, soprattutto a parlare, anzi a volte potrei risultare logorroico e chiedo scusa. E niente, ora vedremo un po' come... Ah sì, a proposito, Aurora, al mio amico, ho costretto, tra virgolette, ovviamente scherzando, a comprare i DLC che lui ha voluto comprare, i due costumi aggiuntivi di Aurora più il predefinito, ovvero la principessa del vento che sarebbe blu, il vestito, Aurora inchiostrata, bianco e nero e quello predefinito che adesso vedrete. Metteremo difficoltà esperto perché ci ho già giocato una volta, l'ho finito più di una volta e niente, iniziamolo insieme, vediamo dov'è. Nuova partita e sì, sovrascrivo i salvataggi, esperto. E adesso c'è il video di introduzione alla trama. Su, presto, infilati a letto. Ti racconterò una storia. Un regno, Lemuria, lontano e perduto. Una bimba e un destino di gloria. In Austria un tempo un duca regnava. Aurora era sua figlia. La madre nel mistero era avvolta. Il padre la sua sola famiglia. Lui stesso crebbe la bimba. Non si lasciavano mai. Finché, sentendosi solo, il suo cuore lo mise nei guai. Al 1900 un lustro mancava, ed era Venerdì Santo, quando la corte divenne teatro e una moglie novella motivo di vanto. La sera Aurora si addormentò e il fuoco si assopì, ma il freddo la colse e l'avvolse, e dal gelo ella rabbrividì. All'alba così la trovarono, immobile, fredda e irrigidita. Il padre pianse ed implorò, ma in lei si era spenta la vita. Senza dubbio né alcun sospetto, Aurora era ormai spirata. Eppure, come in una fiaba, si svegliò in una terra fatata. E quindi noi vestiamo, giochiamo con Aurora, la protagonista, che sarebbe questa, insomma, figlia di un duca d'Austria. Cosa vedo nei miei occhi? Starò sognando? Apparentemente sembra essere morta. E si ritrova catapultata in questo mondo, insomma. Io adoro praticamente tutto di questo gioco. Nel 2014, quando fu annunciato, stavo impazzendo, non vedevo l'ora che uscisse. Esiste la Deluxe Edition che costa, o meglio costava, non so adesso se si può ancora trovare in giro, 5 euro praticamente niente in più alla versione digitale, che in realtà il gioco è comunque digitale. E dalla Deluxe Edition, padre, svegliami da questo sonno nero. Da questa deluxe, alberi avvolti nell'oscurità. Come avete notato, il gioco è completamente in rima. Ogni frase che dicono è rimata. Dalla Deluxe Edition, comunque, come stavo dicendo, con soli 5 euro in più, sono usciti È uscito un poster disegnato da un famoso disegnatore che si è occupato anche di alcuni titoli della serie di Final Fantasy. Iniculus, che presto vedrete cos'è praticamente, anzi non ve lo dico, fra poco ve lo faccio vedere.
Ops, fail. Alcuni DLC, vi sto parlando della versione per PlayStation che ho. Con spiriti oscuri che volano in cielo. E nulla. Un sacco di cose comunque. No, destati, destia di adesso. Incubo, io da te scappare. Chi parla? Sono io. Leva il pianto dal ciglio. Se no fa la muffa, è sicuro. Mi è rimasto indigesta. Se un fiore per caso è uno strano animale, non so se è più sveglio la lucciola o Aurora stessa, però. Da che è piccola. Tu parli strano, Az. La dama dei boschi. E praticamente potremmo controllare, ecco appunto, anche la lucciola chiamata Iniculus con la levetta destra e. Con la levetta destra si controlla Iniculus e con la sinistra Aurora. Si può giocare anche in due questo gioco. Uno controlla Iniculus appunto e uno Aurora. Sì, è molto molto carino comunque. Anche questa cosa che possono giocare anche più di una sola persona. Di questa notte strepitosa. Allora, praticamente queste luci. Allora, Iniculus si può spremere e accendersi. E facendo questa cosa avrà alcune abilità, insomma, in battaglia, tra cui curare la protagonista e rallentare i nemici nella barrazione dei combattimenti. Però ovviamente si scarica, guardate in alto a destra. E per ricaricarsi bisogna prendere, insomma, queste cose. Che se le seguiamo dalla parte arancione, praticamente ci rilasceranno dei punti vita e punti salute per la protagonista, molto semplicemente. Ma io non posso volarci con te. Bloccata, la porta è sbarrata, scettro rotondo e traslucida sfera, ed è cristallina la soluzione. Messere, accendi la coda leggera. Ehi, ma io ti conosco da poco. Abbina quei simboli o sudami retta. Ok, oltre a servire in battaglia, ovviamente fa luce, automaticamente può fare le ombre. E con le ombre, vedete, sull'albero dovremmo anche risolvere alcuni enigmi. Messer Lucciolino, la strada è spianata. Ma chi l'avrà messa questa porta sbarrata? E niente, praticamente con i DLC, ecco qua, prendo anche i bonus, anche se non servono, sono full vita. C'era anche alcuni DLC, sono uno specialmente importante. Ora mi chiedo. Solleva la spada ora. Chi avrà mai parlato? Prendi la spada Aurora. E uno dei DLC è importante perché comunque aggiunge un personaggio alla serie, al gioco. Ed è sempre bello avere un personaggio in più. Con la sua storia, tra l'altro. Ah sì, ora fa una battuta che mi fece ridere un sacco.
scappa, qualcosa sembra ostile. Per fortuna una spada e non un badile. Questa è la battaglia, come vedete in basso a destra c'era la barrazione e l'attendi, dovresti attendere il tuo turno, e nel lancia è quando selezioni il turno e agisci. Quando però colpisci un nemico nella barra lancia, il nemico viene scaraventato indietro nella barra attendi e tu, se sei abbastanza veloce, riesci a raggiungerlo per fare di nuovo la stessa cosa. Non è così facile come sembra, perché poi nelle battaglie multiple ci saranno tre e sarà un casino cercare di evitarli tutti. Ovviamente l'inizio, quindi. Oh padre, per quanto ancora ce n'è? Aurora, ma dimmi, un padre cos'è? È colui che chiama figlia a me. Prendendo i nemici per spalle, cioè di spalle, avremo l'attacco di sorpresa che ci farà ricominciare direttamente dalla barra lancia, mentre i nemici verranno scaraventati all'inizio proprio. Diciamo due turni, ma quindi. Ecco, io già l'ho superato perché lo sto rallentando con Igniculus. Ultimamente ho anche scoperto che Cour des Pirates, che sarebbe la compositrice del gioco, seleziona un'abilità. Ah sì, sono livellato giustamente. Praticamente il ramo di sopra, questo qua, sono le abilità fisiche e l'attacco fisico di Aurora. Il ramo di sinistra sono quello magico, però con che subito si, insomma, la magia subito si aziona nella barra azione, lancio, però fa meno danni. E quello di sotto è quello là che ci mette un sacco di tempo, infatti c'è scritto tempo di lancio molto lungo, però fa dei danni assurdi. Io personalmente, in altri walkthrough ho fatto il ramo di sopra, cioè quello del fisico, però non mi sono trovato molto bene, essendo che i maghi sono pochi in questo gioco. Ergo, preferisco fare quello magico ora che lo so. Ora vi mostro anche l'incantesimo, ho avuto l'attacco di sorpresa. Ecco qua. Ci metto un po' più di tempo, ma questo è quello debole. Ovviamente Child of Light, Aurora userà la magia della luce. Ah, gli skin senza manico li può aprire tranquillamente anche Igniculus, invece quelli col manico solo Aurora. Ah, non so se vedete sullo sfondo, se ci avete fatto caso. Eccola. C'è qualcuno. Oh. Quando ti vedono i mostri ti inseguono solitamente se vai in range. Però con Igniculus puoi spaventarlo accecandolo, andare di spalle, aspettare che gli passa e attaccarlo alle spalle. Questa è la tattica che più funziona per gli attacchi a sorpresa. Ecco, già qui ce ne sono due, quindi ora dovrò sbarazzarmene di uno prima che sia troppo tardi. Uccido l'uno e rallento l'altro. Ho scoperto ultimamente che esiste appunto stavo dicendo, il CD delle soundtrack di Child of Light, e stavo riflettendo, per l'appunto, ho sbagliato, perfetto. Se comprarlo, ho sbagliato di nuovo. Se comprarlo o meno. Ah, però l'ho ucciso lo stesso, perfetto. Vabbè, quando si livella il level up si guadagnano, come in tutti i JRPG, punti vita e salute, certo, mana e punti magia, insomma, il mana, attacco, difesa e cose varie. Se non so se avete notato, qui dietro c'è un golem in realtà. Questo sarebbe un golem, tipo quello là che era passato, però questo è più piccolo. Oh, c'è uno stronzetto qui sotto. Magari nella descrizione metterò le parti succulenti della trama, in modo da non annoiare chi magari non vuole seguire la parte dell'ambientazione e farming, perché questo alla fine è esplorazione e farming. Quindi se vi annoia poi metterò nei commenti, oppure penso più in descrizione, le parti succulenti, insomma.
questo è senza manico, mi basterebbe premere X con i Niculus per prenderlo. Oh, un altro screen. Le canzoni sono suggestive, tantissimo. L'ambientazione è stupenda, vabbè. Sarò di parte perché è uno dei miei giochi preferiti, quindi... Capitolo 2. La regina della luce. Aiutami, Aurora. Ma loro non sanno che le pietre piantate frutti non danno. Praticamente qui c'è un cimitero qui dietro. Quindi faceva la battuta in Niculus. Io prima so. E niente, praticamente... tutto quello che vediamo nel gioco viene direttamente dalla mano degli artisti. Io con una mia amica gestiamo una pagina di nome Child of Light su Facebook. E... ok. Praticamente gli oculi sono i potenziamenti. Avete presente che negli altri giochi JRPG ci sono le armi, le corazze, gli accessori. In questo gioco qua ci sono solo le gemme. E le gemme hanno, a seconda di dove li metti, vari bonus. Cosa che adesso non metterò perché sennò sarà troppo facile, almeno all'inizio. Già è facile così, ma è normale all'inizio, quindi... Dicevo, abbiamo questa pagina Facebook di Child of Light dove raduniamo i fan, mettiamo fan art e cose varie. Magari metterò anche questa nei commenti, nella descrizione, scusate. Così se volete venire. Cosplay, fan art, appunto, interviste. Stavo appunto dicendo che tutto quello che vediamo nel gioco viene dalla mano degli artisti. E... è veramente è un bel effetto, mi piace tantissimo. Ah, poi ci sono alcuni nemici appunto che sono deboli solo contro gli elementi o appunto le magie. Nel suo caso Aurora è magia della luce. Mi specializzerò nel ramo della magia sotto. Segui la mia voce. Ah, cazzo. Scusate, mi ero proprio dimenticato. Mamma mia, cacchio di paura. Non so, forse non ti è sentito meglio così. Vai. Mi sbarazzo prima di lui, magari quello sotto, perché quello sopra è duro. Il bello è che mi sono anche spaventato la prima volta che ci giocai, veramente. Feci un urlo. Ma a chiunque, perché poi l'ho fatto giocare un sacco di gente sto gioco. A chiunque ho urlato a quella parte. Oddio, ok, l'ho spostato di poco. E niente, nella modalità se ci riesco mi difendo. No. Ai. Nella modalità facile i cristalli in battaglia, i cristalli di luce, questi qui sotto in battaglia, oltre a dare la luce per caricare i Niculus, danno anche i punti vita e i punti salute nel caso il vostro party stia morendo. Ho sbagliato e non è morto, perfetto. Si è scaricato i Niculus, quindi andiamo qui, ci insomma... Ah, yeah. Non vedo altre scelte pure volendo. Scrigno. Ho sbagliato. Ho preso al contrario. E niente, ora equipaggiamo un attimo. Allora, io tra l'altro nell'inventario, grazie ai DLC, ho dei bonus permanenti che potrei mettere alla protagonista. Però se lo facessi il gioco diventerebbe, cioè, talmente facile che sarebbe inutile giocarci. Quindi almeno al momento, che è già facile di per sé perché siamo all'inizio, non glieli metto. Però gli metto gli equipaggiamenti. Come funzionano gli oculi? Ci sono sia quelli base, questi qua così, che possiamo unirli tra di loro per crearne alcuni di colori nuovi, quindi effetti nuovi, oppure potenziamenti di tre stessi, quello che sto per fare io adesso, per crearne uno più grande. P
Mi serve anche un altro di tre colori diversi, tipo così, per uno bianco, esatto. Quindi nella spada mettiamo quello bianco che aumenta la velocità in battaglia. Mentre nello scudo mettiamo questo qua. Questo l'ho ottenuto grazie a un DLC, la pietra di Erin. Mi aumenta la schivata. E infine mettiamo quello rosso potenziato negli accessori che mi aumentano gli HP di 4. Infatti ora ne ho 40. Qualcosa di veloce, niente di impegnativo. Ovviamente Igniculus serve anche al buio e se mi illumino ancora di più, se mi spremo, fa più luce. Fendente. In battaglia conviene sempre accoppare quello più debole in modo che non vi può annullare, perché sono fastidiosi, la barra di azione e rallenti l'altro, lo superi, come in questo caso, e gli fai l'incantesimo in modo da lanciarlo indietro nella barra del tempo. Perché era in lancia. O direttamente ucciderlo, come in questo caso. Ok. Ce n'è un altro lì su. Aurora. La porta è bloccata. Come potrà diventare spalancata? C'è una leva sopra, giustamente. Quindi ora siamo alla ricerca della Dama dei Boschi perché Aurora vuole capire come tornare a casa dal padre. Giustamente, è una bambina. Sembra di aver finito i punti magia, però no, ok, ho giusto giusto per un incantesimo potente. Oh cacchio, ho dimenticato di rallentarlo. Merda, dovrei farcela, dai. Dai, dai, Aurora, dai. Bravissima. Mamma mia, che soddisfazione. Se vado giù torno indietro. In gioco il gioco è in 2D, però ha comunque un senso di profondità, perché se tipo c'è una scala, io potrei andare sia sopra che sotto, a seconda della scala, premendo con l'analogico dove voglio andare, quindi posso anche cambiare sullo stesso piano. Come facciamo adesso ad arrivare? Ecco, Igniculus può anche illuminare scrigni adatti a lui, oppure appunto, diciamo, chiamiamole leve, va. Quindi se mai giocaste a due sarebbe divertente anche per l'altra persona che cosa cucinano questi. No, non bimbi, speriamo, magari viverne. Come spaventare Aurora? Nella modalità principiante praticamente ti godi la storia, mentre in quello esperto non è impossibile, ma un decente livello di sfida, non all'inizio, ma già fra poco incontreremo qualche difficoltà, sicuramente ci sta, cioè. Ed è carino, perché almeno è pensato per entrambi i tipi di giocatore, che potrebbe essere un bambino, come una persona più adulta a cui piacciono le sfide. Scendi, Auro. Giusto. Ecco. No! Devo mettere la scatola qui sopra per aprire la porta, altrimenti non sarei riuscito a passare perché si sarebbe chiusa. Se
Sì, qui c'è un'altra leva, tra virgolette, per aprire questa porta, ma altrimenti non ci posso andare. Ecco, quello è uno degli scrigni di cui parlavo prima, che solo Ignikulus può aprire. Se mai aveste intenzione di comprare il disco musicale del gioco, dopo aver ovviamente comprato il gioco, vi consiglio di lasciar perdere Amazon e di andare sul sito ufficiale della compositrice, Cuore di Pirà, che lo vende a un prezzo decisamente più basso rispetto a Amazon, che ha avuto un prezzo osceno. Io lo comprerò lì molto presto, per finire la collezione. Tra l'altro ho anche una maglietta che ho regalato anche alla mia amica, con cui mi aiuta, cioè collaboriamo per Child of Light, appunto, la pagina italiana. E entrambi abbiamo la Deluxe Edition, ci teniamo tanto insomma a questo gioco, non vediamo l'ora che esca un sequel. Ecco qua, così lo buttiamo indietro. Si sta scaricando Ignikulus, però mi sono accorto troppo tardi. Ai, ok, ce la posso ancora fare. Lo ricarico un po' e attacco. Ecco qua. Oh, non muore. Mamma mia. Close enough. Livello 5. E mettiamo il punto qui sotto. Apriamo la leva. Ecco, ora la porta è aperta. Ora la testa è ben allerta. E ora siamo dentro, finalmente. La collaboratrice della pagina di Child of Light ha anche un Tumblr dove ha disegnato la nostra protagonista in versione maschile. Ormai questo viaggio è concluso. Malvagio incantesimo hanno lanciato. La Dama dei Boschi, dobbiamo liberarla. Per me l'aveva disegnato comunque la mia amica Aurora al maschile, perché io volevo farne il cosplay ma non ho avuto ancora occasione. Sono indeciso tra l'altro con un altro personaggio che magari più avanti vi mostrerò. Praticamente l'enigma è semplice, dobbiamo liberare dalla Dama dei Boschi che sta nel vetro, facendo scoppiare il vetro con i colori che ci sono qui, sulle gemmine. Il blu. Potrei anche non muovermi effettivamente. Sono quasi liberi, la mia è delusa. È verde. Chi osa la regina della notte sfidare? Una pulce con boccoli rossi, mi pare. Ecco qua. Questi sono tostarelli. Questa tecnicamente è fin troppo veloce, vogliono morti. Tecnicamente questo è un boss. È una boss fight, sì, è la prima boss fight del gioco, quindi potrebbe risultare impegnativa, soprattutto perché il mio walkthrough non si concentrerà sulla. Ai. Oh, mamma mia, le soddisfazioni. Non si concentrerà a completarlo al 100%, ma si concentrerà a finire la trama, insomma, del gioco. Facciamone fuori subito uno. Dai, 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 bella. Buono, so deboli alla luce, come vediamo. Aia. Magari ora rallento lui, faccio toccare quell'altro. Si è velocizzato, perfetto. Muori. Oh, fuori uno. Però non ho punti magia. Però la situazione è sotto controllo. Quando ce n'è uno solo è tranquilla proprio. Cacchio, ho sbagliato, volevo farlo attaccare. Ecco, Ignikulus potrebbe anche curare la protagonista in questo modo, illuminandoci addosso a lei.
rallentiamo, ci possiamo rimanere due turni. E ora se tutto... ecco qua, ora lo spingiamo indietro. Se riesco a difendermi, ecco qua. Ora mi difendo così limito il danno e vado su più veloce sulla barra del... ecco. Ok, sta iniziando a morire. Oh, si è scaricato il Nicolus. No! Ai, si è spinto indietro, ci sono interrotti. Ecco qua, abbiamo sconfitto il primo boss. Questo è il potenziamento di status che si compra anche con i DLC. E abbiamo liberato la Dama dei Boschi. Alleluia. Ma ora mi devo svegliare. La mia mano prendi una visione. Un tempo il sole brillava su una terra, di valli lucenti e picchi innevati. Di notte splendevano castelli in rovina, di luce alabastrina illuminati, dalle stelle e da una falce di luna. Nel luogo una donna di luce regnava. Di notte vagava nell'ampia dimora e del suo splendore tutto inondava. Finché una notte qualcosa mancava. Lei era scomparsa, svanita la luce, e l'oscurità nel luogo imperava. E usurpatrice, con spirito truce, Umbra mandò le figlie in sua vice. La falce di luna, il sole e le stelle rubarono dal cielo, spazzandoli con un vento ribelle. Le figlie di Umbra avvolsero tutto. Noi tristi soffrimmo per il gran lutto. Quindi praticamente niente. È scomparsa la luce. Praticamente sì. Vediamo cosa ci chiede la Dama dei Boschi. Grazie signora della vostra storia. Ma ora vi chiedo di essere svegliata. Non vuote menzogne. Lemuria. Quindi la regina della notte ha rubato la luce. E quindi noi dobbiamo sconfiggere la regina della notte per tornare a casa. Il sole e la luna. Papà mi aspetta. Lo so quel che dico. Piccola. Il sole, le stelle e la luna. Su cara, non disperare. Per il sole e la luna devi cercare la stanza più alta e la più bassa. Torna da prima da dove sei giunta. Dove le troverò quelle? La risposta è sopra di te, lo sai. Apri gli occhi e vedrai. Quindi tecnicamente abbiamo già trovato le stelle. Queste sono le stelle. Almeno una su tre per riportare la luce. Eh sì, abbiamo le ali. Volo su e giù. Ascoltami, quella corona fatata tu devi portare sempre sul ciglio e mi raccomando, non la levare. Mi spiace bambina, non ti riesco a sentire. Quindi ora saltando con la A, Aurora spicca il volo
e potremo insomma volare. E quindi Aurora vagò per boschi di ombre lontana da sola, le stelle a guidare il suo corso, con solo una lucciola che come lei vola. Però le mancava il conforto di una famiglia che non la può trovare. Cercava il sole e la luna, ma quel che voleva era il padre abbracciare. E in qualche luogo nella notte, assisa su un trono nell'oscurità, Umbra insidiosa attendeva per sottrarle la luce senza pietà. A Occidente. Messer Lucciolino, voliamo. E niente, spero vi sia piaciuto, che non vi abbia scocciato parlando troppo, spero si senta bene. E questa era. Ora infatti c'è anche una sfumatura di rosso nei capelli di Aurora. Per quanto riguarda i vestiti, proveremo anche quelli, li proverò tutti durante questo gameplay, tanto posso cambiarli ogni volta che avvio il gioco. E niente, ci fermiamo qui, una rivelazione, sono lettere che poi leggeremo, fanno parte della trama anche se sono difficili da capire. E metterò tutto in descrizione, i vari link delle pagine, i minuti importanti, eccetera, eccetera. Spero vi sia piaciuto, alla prossima!